Dal pomeriggio di giovedì 8 ottobre è più sicuro l'incrocio fra la strada provinciale 24, ex statale 24 del Monginevro, e la strada comunale Baroni, nei pressi del cimitero e dell'istituto scolastico comprensivo di Bussoleno. È stata completata e aperta al traffico una rotatoria provvisoria all'altezza dell'incrocio, che da tempo è teatro di incidenti, tristemente aumentati nell'ultimo periodo, legati principalmente al mancato rispetto dei limiti di velocità. La nuova rotatoria è compresa nell'intervento di adeguamento funzionale del tratto Borgone di Susa-Susa dell'ex statale 24, progettato e realizzato dalla Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino grazie a un finanziamento regionale di 3 milioni di euro. È una rotonda che faceva già parte della pianificazione del triennio precedente, era già stata anche richiesta prima, è importante perché ci sono stati molti incidenti, questa era una statale, è diventata una provinciale, ma ciò non toglie che continui ad essere molto trafficata e soprattutto purtroppo auto e moto che vanno a grande velocità. Noi poi peraltro è anche un incrocio del centro del paese con le borgate dell'inverso, per cui c'è un certo traffico, voglio dire, c'è popolazione residente qui e c'è molto traffico, per cui è molto molto importante e noi siamo contenti. È come dire provvisoria, al momento ci sono i gersi bianchi e rossi, aspettiamo quella definitiva, ma io ringrazio perché la sua funzionalità da oggi c'è. Stanno già transitando le prime macchine intorno alla rotonda. Noi riteniamo che sia, come dire, un deterrente per andare un po' più piano, si è obbligati per circumnavigare questa rotonda molto grande, ha un diametro di 30 metri, quindi è una bella rotonda. Quando sarà definitiva cercheremo di farla anche bella da un punto di vista estetico. Dopo c'è un semaforo per la frazione di Mattie, dopo ancora verso Susa ci sarà una successiva rotonda, per cui queste due rotonde a est e a ovest del paese calmieranno totalmente la velocità e quindi saremo tutti più sicuri. La città metropolitana ha lavorato in questi giorni con una grande efficienza e io ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato a spingere e a stimolare, no? Dal consigliere nostro di zona, Mauro Carena, al nuovo referente dell'area omogenea nostra che è Jacopo Suppo, a noi amministratori che abbiamo scritto lettere e a tutti quanti ci hanno stimolato in questa opera che adesso funzionerà sicuramente bene. Grazie a tutti.